esiste una figura femminile più lontana da quello che sarebbe diventato il consorte, perché Donna Marella era l'antitesi dell'esuberanza vulcanica dell'avvocato Agnelli, ma forse questa profonda diversità li aveva uniti in mezzo secolo di cammino accidentato ma comune. Come immagine la principessa Caracciolo sembrava progettata da un esperto di eleganza, di glamour e di discrezione aristocratica, dove arte, portamento, distacco dagli eventi e dal mondo la rendevano a tutti gli effetti la vera monarca di un regno che sembrava molto diverso dal suo paese. Ha avuto tutto sia nella gloria che nella tragedia, un marito ingestibile e assente, un involto insopportabile narciso, morto in carcere, incancellabili e liti giudiziarie molto poco eleganti, ma ha attraversato un secolo, l'ultimo che potesse definirsi tale per profondità, classe e cultura con la leggerezza che solo Eden era riuscita ad immortare, tra matrice e lago, e giardini incantati, tra una collezione di residenze incastonate nel sogno infinito di un mondo in distruzione, tra una clausura necessaria e l'abbandono della realtà altra, quella fuori dai cancelli di Villardo Roma. Donna Marella ha rappresentato l'impossibile resistenza di una reale aristocrazia che non riesce più a capire, ma accetta la barbarie del fare, e come avrebbe potuto passeggiare per casa, Ozan, Maurizio o Marrakesh, nell'orrore di questa nuova quotidianità predatrice dove anche l'immensa ricchezza dei nuovi mostri, non ha nulla a che vedere con quella sana e distaccata esibizione di un potere apparentemente di basso profilo ma di altissimo livello, semplicemente irraggiungibile. Ora che non c'è più, restano le rovine di una famiglia che non c'è più da tempo, che forse non c'è mai stata. Come si sa, il popolo per tirare avanti ha bisogno di fame, e questa che si è chiusa è stata una delle più lacune.